Un documento del Ministero dell'Istruzione potrà forse mettere la parola fine alla notizia che ha tenuto banco in queste settimane. La vicenda di Giuseppina Giuliano, l'operatrice scolastica salita, verrebbe da dire, al disonore della cronaca per aver reso nota la sua storia di pendolare da Napoli a Milano. Un racconto che ha suscitato molto clamore, percorrere l'Italia su e giù ogni mattina, all'alba e ogni sera per rientrare a casa a notte fonda, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica molti temi. La difficoltà di trovare un lavoro, l'abnegazione per tenerselo, il costo della vita in una grande città. Giuseppina è diventata in un baleno lo stereotipo del dipendente incastrato nelle maglie della società, costretta a sottoporsi ad orari massacranti e viaggi estenuanti per tenersi stretto il contratto tanto agognato. 1.165 euro di stipendio al lordo dei viaggi, 400 euro al mese, stando alle dichiarazioni della giovane, costo ben più accessibile di un affitto. La notizia, che ha dell'incredibile, viene pubblicata su tutte le maggiori testate italiane. Poi qualcuno comincia a verificare con le compagnie ferroviarie orari e importi che risultano incongrui, così come vengono messi in dubbio date e giorni di lavoro, vengono fuori assenze, permessi, giorni di malattia. Studenti, professori, ognuno dà la sua versione dei fatti. La bidella non si vede da tempo e non tornerà in servizio, si mormora. La foto diventa virale sui social. Lei sorridente in una carrozza viaggiatori, ma da eroina del lavoro si trasforma presto in furbetta, oggetto di odio feroce sul web. Da giorni Giuseppina non esce più di casa né rilascia interviste. Un documento del Ministero dell'Istruzione, pubblicato online da un giornalista, potrà forse aiutare a far chiarezza una volta per tutte. Giuseppina ha ottenuto un congedo da gennaio fino ad agosto prossimo, il terzo degli ultimi due anni concesso dal Ministero per assistere familiari con handicap in situazione di gravità. Giuseppina aveva diritto di non raccontare questa parte della storia.